L'obiettivo è quello di dare risalto alla nostra città come città della musica. Rimini può essere tranquillamente annoverata tra le importanti città della musica qui in Italia. Abbiamo una storia molto lunga, una storia importante che ha dato, come dire, i natali a importanti musicisti anche della nostra contemporaneità. Abbiamo delle istituzioni importanti qui a Rimini, a partire dal prestigioso Istituto Lettimi, che è un conservatorio, un istituto di alta formazione. Abbiamo scuole medie inferiori in tutta la provincia di indirizzo musicale e poi abbiamo il Teatro Galli, che è uno dei simboli della città e oggi, insomma, può essere potenziato e valorizzato ancora di più da una filiera musicale che oggi va a completarsi con l'avvio del nuovo liceo musicale presso l'Einstein. Un tassello che mancava, che siamo riusciti ad aggiungere a Rimini attraverso un lavoro di squadra, un lavoro di rete fatto insieme alla provincia, fatto insieme alla regione, insieme a tutti i partner di questo progetto, lo voglio ricordare, l'Istituto Lettimi, ma SGR anche, Confindustria. Un progetto che è stato virtuoso fin da subito, infatti ha attirato l'attenzione di questi partner, scusate, che hanno anche sostenuto economicamente il progetto. Quindi io penso che questo sia un grande risultato corale di una comunità che ha voglia proprio di lavorare sul tema della musica e di far vedere questa eccellenza riminese. In Emilia-Romagna abbiamo Bologna, che dal 2006 è stata riconosciuta dall'UNESCO come città creativa per la musica, la nostra vicina Pesaro, nelle Marche dal 2017 e perché no Rimini. Rimini ha tutte le carte in regola e oggi abbiamo aggiunto, diciamo, una freccia in più nel suo arco e speriamo che in futuro si possa ottenere questo riconoscimento. Ma come dico sempre, la cosa importante è il percorso per arrivare a questo, non solamente il risultato.